Davanti ad oltre 25.000 spettatori, i biancorossi vendicano l'eliminazione in Coppa Italia battendo l'Ostico e Maidomo Avellino nel posticipo della nona giornata di Serie B. Mister Mangia conferma l'11 iniziale di Catania, ad eccezione del rientrante Sabelli al posto di Calderoni. La gara entra presto nel vivo, infatti al settimo arriva il Bari, passa con Romizzi che dal limite esplode un destro che fulmina Gomis, non esente da colpe. Pronta la risposta dell'Avellino, da lontano ci prova Conè e Donnarumma si salva in angolo. Ma basta solo il tempo di cambiare fronte, arriva il raddoppio dei biancorossi. Incursione dalla destra di Sciaudone che mette al centro per l'accorrente Caputo che insacca all'altezza del primo palo per la gioia dei tanti tifosi. La partita rimane viva con l'Avellino che ritorna in partita. Al 26esimo è Comi a insaccare di testa su cross di Castaldo dalla sinistra. Non impeccabile nell'occasione la difesa biancorossa tra un fuorigioco che non scatta e Donnarumma che tarda nella chiusura. Nel secondo tempo l'avvio biancorosso è bruciante, il 3-1 arriva già al quarto con un indemoniato Sabelli che chiede e ottiene il triangolo da De Luca fino a fulminare Gomis in uscita per la sua prima rete in carriera. Potrebbe chiudere i conti Defendi al 12esimo dopo l'ennesima palla persa dagli ospiti a centrocampo, ma la conclusione è fiacca e centrale. Non si arrende l'Avellino, su punizione a spiovere dalla destra, Comi schiaccia di testa a botta sicura, ma Donnarumma si trova sulla traiettoria e mantiene le distanze. Al 25esimo però il portiere non può nulla, sul colpo di testa di Castaldo che anticipa i difensori biancorossi immobili nell'occasione. 3-2. Mangia capisce che è tempo di cambiare qualcosa. Dentro Galano per Stevanovic che si fa subito notare con un'azione personale sfiorando il palo in diagonale. Partita apertissima e vibrante. Al 37esimo Donnarumma corregge in angolo una conclusione angolata di Sumar. Il risultato resta in bilico fino al recupero quando Pisacane frana su Sciaudone e Fabbri di Ravenna accorda un rigore generoso. Batte Caputo e fa doppietta. Il 4-2 finale vale l'aggancio all'Avellino e al quarto posto con 5 squadre a quota 15, a soli 3 punti dal Frosinone capolista.